Okie dokie, oggi siamo qui con un super veloce tutorial per DaVinci Resolve su una funzione piccola che è stata aggiunta nella versione 18.6, ma a noi non sfugge nulla. Sono andato anche a recuperare delle vecchissime riprese, tant'è che eravamo ancora in Covid, ho la mascherina. Ma questo non ha importanza, stiamo facendo un montaggio e effettuiamo dei tagli, degli spostamenti, eccetera. Bene, io li ho già fatti, quindi avrò qui una storia di tutti gli spostamenti, dei tagli, eccetera. Cosa succedeva prima quando facevamo un undo, quindi CTRL Z per intenderci? Ritornavamo con l'operazione precedente, però c'era un però. La playhead non si muoveva da dov'era. E questo cosa comportava? Beh, nulla, che se ad esempio eravamo in fondo al montaggio, la playhead poteva restare lì e invece magari appunto le clip erano all'inizio del montaggio, quindi questo poteva essere un po' scomodo in fase di lavorazione. Quindi cosa succede adesso? E vi faccio vedere nella sua totalità questa cosa. Premo CTRL Z e come vedete sono tornato a un'operazione che avevo effettuato prima. Avete visto che la playhead è saltata qua. Premo ancora CTRL Z e vedete, ripristino che qui ad esempio ho fatto un taglio di questa clip e la playhead torna dov'era. E così via, man mano procedo indietro, vedete che non solo mi ritornano le operazioni che avevo fatto, ma la playhead si sposta dove si trovava in quell'esatto momento. Ovviamente la cosa funziona anche andando avanti, quindi facendo un redo che si fa con CTRL SHIFT Z. Scusate, per gli amici del Mac, portate i vostri command e option al posto di CTRL e ALT e vedete che la playhead fa la stessa cosa e si sposta anche in avanti. Quindi questa cosa è comodissima. Vediamo, facciamo un'operazione qui ad esempio. Porto la playhead qui e poi sposto, vedete, ho fatto questa operazione. La playhead prima si trovava qua, faccio CTRL Z, vedete che è ritornata qui, con un altro CTRL Z torna dove era, oltre aver ripristinato i tagli e gli spostamenti. Cosa aggiuntiva, come ho detto, per darvi l'informazione completa, è che questa cosa funziona ovviamente anche con la storia. Io ho aggiunto uno shortcut per aprire la finestra della storia. Sapete cos'è l'history? Se aprite questa finestra che si trova su edit, come vedete avete undo, redo, quindi CTRL Z o CTRL SHIFT Z e poi avete questo history. Come vedete qua vengono inserite tutte le operazioni che fate dall'apertura del file, quindi dal file che aprite originale a tutte le modifiche. In più c'è la possibilità di aprire questa finestra, cioè questa finestra qui, averla anche volante. È molto comodo perché se lavorate ad esempio con i due monitor potrete metterla anche sul secondo monitor. Cliccando in qualsiasi punto qui tornerete indietro nella storia del vostro montaggio. Ad esempio saltiamo qui e vedete che le clip si spostano nel punto di quella lavorazione. Ecco, ancora vedete che anche in questo caso la playhead può saltare avanti e indietro. Ecco, qua era all'inizio dove si trovava prima. Stessa cosa avviene anche in avanti. Beh, per curiosità, come vi ho detto, io ho applicato il tasto Alt H per far apparire questa finestra della storia. Come si fa? Basta andare in DaVinci Resolve, Keyboard Customization, andate in Edit e qui cercate Open e vi verrà History. Aprendo qui, andrete su Open History Windows, qui voi non avrete niente, premerete il più e qui semplicemente andrete a battere il vostro shortcut, nel mio caso Alt H, mi piaceva così. E poi andrete a salvare e chiudere. E da quel momento sarà molto comodo perché qui non c'è una maniera di chiamare questa finestra e quindi avrete ottenuto anche questa possibilità rapida di muovervi
nel vostro montaggio fino all'originale, l'originale quando la timeline era ancora vuota, e dopo vedete posso procedere all'importazione addirittura nella media pool delle clip, all'update della clip e così via finché l'ho portata in timeline. E ecco la seconda clip aggiunta e così via. Dove trovo drag sono tutte clip che io ho aggiunto, vedete, in timeline. Bene, quindi visto la novità, la Playhead segue il Ctrl Z. Spero che anche questa piccolissima curiosità vi possa tornare utile e noi ci rivediamo al prossimo tutorial e aiutatemi con un bel like.